Ciao a tutti, allora, oggi parliamo di zombie, o meglio di zombing. È capitato purtroppo a moltissime persone di uscire con qualcuno e a un certo punto questa persona viene rapita dagli alieni. Può esservi successo soprattutto sui social, ma anche di fatto con persone con cui magari uscivamo da un sacco di tempo. Cioè, vengono letteralmente rapite dagli alieni. Cioè, non c'è proprio più modo di sapere se sono vive, se sono morte, se gli hanno fatto il funerale, se in qualche modo c'è modo di, insomma, sapere almeno se stanno bene. Queste persone spariscono. Ovviamente è una tecnica di manipolazione, credo. Perché? Perché le persone normali, equilibrate e risolte, di solito ti scrivono, ti dicono: guarda, non fai per me. È stato bello, ciao. Io invece no. Queste persone tengono aperte 16 porte, 20 porte, 200 porte, quindi a un certo punto, al posto di dirti la verità, vengono tipo prelevate da una navicella spaziale e portate via. Voi direte: beh, ma magari ci uscivo da una settimana, me ne sono fatta una ragione. Oppure direte: beh, magari ci stavo uscendo da un anno, oppure ancor peggio, magari c'ero fidanzata e quindi magari ci stavo anche da 1, 2, 3 anni. Nel caso di poche uscite, uno se ne fa una ragione, nel senso che magari dice: vabbè, ci rimango male, mi vengono dei dubbi, però meglio tardi che mai. Nel caso di anni di relazione, uno penserà anche di aver buttato via la propria vita, di essere trattata male, ovviamente, e che tutto questo sia ovviamente assurdo e ingiusto. Nel senso che di solito, se una persona sparisce perché purtroppo è deceduta, di solito lo si viene a scoprire. In questo caso no, cioè questa persona si viene rapita, insomma, sparisce, nessuno sa più nulla. E quindi cosa? Vabbè, uno dice: vabbè, ci sto insieme da tanti anni, ho buttato degli anni, adesso me ne faccio una ragione, vado in terapia oppure no, però comunque mi riprendo e vado avanti. Questo è quello che bisognerebbe fare. Invece, cosa succede? Questi zombie a un certo punto tornano. Se erano zombie oppure se erano UFO, vengono ributtati giù da una navicella. E come se nulla fosse, come se proprio nulla fosse, cioè come se loro non fossero mai spariti, ricompaiono. Non è che ricompaiono con delle scuse dicendo: guarda, mi dispiace, era successa questa cosa, sono stato un codardo. No! Queste persone tornano e ti scrivono: ciao, come stai? Oppure ti commentano una storia, ti dicono: ma sei sempre bellissima, come fai? Qual è il tuo segreto? Oppure magari, che ne so, ti scrivono cose a caso, battute, rispondono alle tue storie. Insomma, queste persone non tornano dandoti il vero motivo della loro scomparsa. Loro tornano e, come se non ti dovessero nessuna spiegazione, perché di questo si tratta, e nessuno, dico, nessuno merita di non avere spiegazioni, soprattutto dopo anni di relazione, anche fosse solamente un'uscita di un mese, cioè non ci vuole nulla a dire: guarda, mi dispiace, non fai per me, ho conosciuto un'altra persona, voglio stare da sola. Non costa nulla a nessuno. Una persona equilibrata si comporta in questo modo, una persona rispettosa si comporta in questo modo, una persona normale si comporta così. Invece, no. Perché questo genere di persone ricompaiono. E poi, ovviamente, attenzione, perché la navicella li riporterà via. Oppure perché, ovviamente, torneranno sottoterra da dove sono venuti. Quindi è importante innanzitutto capire che non c'è nulla di eccitante, nulla di divertente, nulla di, come dire, meraviglioso. Se una persona torna nella nostra vita dopo un sacco di tempo senza spiegazioni, dobbiamo essere così forti e soprattutto così intelligenti da capire che noi ce li dobbiamo far tornare da dove sono venuti, cioè non è che dobbiamo prenderceli, uscirci di nuovo e poi permettere loro di riandarsene. Cioè, questa persona ci ha mancato di rispetto, se ne sta dov'è? Uno, due. Ovviamente parlo per esperienza personale, spero che a nessuno piaccia essere preso in giro, ecco. E visto che magari il fenomeno si parla molto di ghosting, poco di zombing, però anche lo zombing è comunque una tecnica che non fa bene, distrugge le persone, distrugge le vite, distrugge l'autostima, distrugge la felicità di una persona. Quindi è importante, proprio per questo motivo, stare molto attenti
a chi frequentiamo e soprattutto se uno è disallineato e si comporta in questo modo, mandarlo a stendere. Stavo dicendo che queste persone, tra l'altro, voi direte, vabbè, dopo quanto tempo tornerà? Dopo un mese? Dopo 2 settimane? Ragazzi, dopo 5 anni, dopo 10 anni, dopo 20 anni, c'è gente anche che dopo 30 anni torna. Cioè, dopo 30 anni sbuchi dal nulla come se nulla fosse. E perché tornano? Di certo non perché gli siamo mancati. Cosa gli manca a questa persona? A questa persona non manchiamo noi. Assolutamente no. La cosa che manca a questa persona è come lo facevamo sentire. Ovvero, montargli l'ego, gonfiarglielo come un pallone. E poi, ovviamente, quando noi avremo gonfiato il suo ego, se ne tornerà da dove è venuto. Cioè, lui in questo momento magari non ha una sorta di, magari non si sente bene elettrizzato, gli è andata male una relazione piuttosto che non trova di meglio, quindi si ricorda come lo facevamo stare, magari lo riempivamo di complimenti, magari con noi si sentiva vivo, magari non sa semplicemente cosa fare, magari questa persona si sta annoiando e quindi cosa fa? Torna, ma non torna per restare, per riprendersi quello che gli davamo noi, ovvero energia. E poi, come se nulla fosse, ritorna sottoterra, oppure ripassa in navicella, lo rapisce e se lo porta via. Queste persone fanno male, cioè ti devastano, ti tolgono l'anima. Queste persone ti devastano l'anima, non sto scherzando. Cosa fare? Semplicemente ignoriamoli, questi che fanno zombie, questi zombie. I zombie sono morti, non esistono. E soprattutto, ripeto, la cosa più assurda che ho imparato è che a queste persone di come sei stata non interessa, perché per loro non ti dovevano spiegazioni, cioè per loro tu non meritavi neanche quelle. Dobbiamo insegnare agli altri come trattarci. E se queste persone non sono in grado di trattarci come persone decenti, non è che si sta chiedendo la luna, si sta chiedendo rispetto, dobbiamo mandarle da dove sono venute.